Bentrovati ragazzi amici dal vostro... Cosa vuol dire bentrovati amici dal vostro Keeper? Guardateci qua ancora, dal vostro amico Alossi 499 e Sea Rapid, Capitano Survival. Allora niente, noi oggi andiamo avanti con un altro, ancora il solito Survival della serie Standing Deep Fast Stay Alive, va bene? Possiamo notare già da subito che sono passati veramente un sacco di giorni. Grandissimi, non so se sono arrivati prima, è una cosa schifosa. Sono 16 giorni di sopravvivenza, ci sono 28 gradi, un caldo, un'afa schifosa, un caldo terribile. No, l'11 di novembre poi, l'11 di novembre ci sono 28 gradi. Che roba. E abbiamo, ci siamo accorti che veramente siamo circunnavigati da una miriade di isole. C'è lo squalo schizzo di spruzzo che è venuto a trovarci anche a Stranded Deep. E noi quest'oggi faremo tutto il giro del cosmo praticamente in maniera molto veloce, cioè non vi farò vedere tutta la circunnavigata dei canoti e vedremo un po' cosa ci potrà regalare. Allora io inizierei da quella lì che sembra quasi la più in fondo, la più lontana. L'altra volta cosa ho fatto? Ho messo un po' di legna. Insomma, mi sono insabbiato. Dai, che roba è? Da qua devi partire. Balo. Prima o poi dobbiamo anche ammazzarlo con lo schifo di cosa. Cosa è successo? Siccome volevo provare a portare un sacco di roba, ho avuto una trovata brillante, brillantissima. Quasi come Mastro Lindo, brillavo di luce propria. Ho messo la legna nel canotto, così, no? La prendevo e la droppavo nel canotto. Mi sono riempito il canotto, ho cominciato a remare, non mi si è mica rovesciato il canotto. Che schifo! C'è schizzo di spruzzo che ci dà una spinta, mi sa. Boh, signor, sei arrabbiato, schizzo di spruzzo. Ma sei maledetto, ci vuoi buttare ad acqua? Moriamo. Non aveva mai fatto una cosa del genere, il maledetto squalo schifoso. Ci fa cadere dalla scialuppa di salvataggio. Sto ignorante, imbecille, lurido. Mi sembra di notare qualcosa. Cosa dite? Per me è una barchetta quella, sì. Si vede. No. È una barca, un peschereccio. È un peschereccio, sì. Ma è abitato? Allora io penso che questa qua ci sia già qualcuno, ci sia passato qualcuno. Uno squalo ancora. Ehi voi del luogo, abbiamo trovato venerdì, vuoi vedere un container? C'è veramente una barchetta, che schifo, Ambrogio. Venerdì, che salto, sono proprio un atleta, no? Ma guarda, se possiamo aggiustarla. Dite che possiamo. Dice che. No, si possono anche aggiustare le. Così abbiamo trovato uno zaino. Le cicche. Abbiamo trovato un pacchetto di cicche, va bene? Le Freak and Fresh. Perché se sono qui, se la barca è arrugginita, queste Freak and Fresh saranno di una freschezza sovrumana. Tu le mangi e muori. E se non muori, tu muoiono gli altri. Pigliamoci le Freak and Fresh. Poi abbiamo trovato della morfina, perché almeno così ci sballiamo come dei maledetti, e dei vestiti. Siamo stati veramente molto fortunati. Una cassa qua. Pub. Il motore. No, allora se trovi il motore... No, ragazzi. Se troviamo il motore è perché possiamo fare qualcosa di veramente grande. Quest'oggi abbiamo scoperto veramente l'inverosimile del dulcis in fundo. Guarda. Guarda lì, che bello. Ma che bella pianta. Sicuramente qua ci vuole un accampamento, perché qua quest'isola è qualcosa di oltre. Sta arrivando buio, non si vede un bel niente. Mi viene su una rabbia. Allora, iniziamo. Ok. Andiamo a prenderci il motore. Se noi troviamo tutte le parti di questo motore, siamo proprio a cavallo. A cavallo nato non si guarda in bocca. Iniziamo ad avere una sete che veramente ci dà del filo da torcere. Siamo anche degli atleti, vedo. Ok. Abbiamo giocato un po' a pallacanestro, un po' alla Michael Jordan. Possiamo correre.
E questa è una gran bella isola, sì, c'è poco da dimenticare. I futuri padroni del mondo intero. Siamo andati anche nell'entroterra col goniometro. Ok, questa isoletta è veramente progressive, è un'isoletta molto progressive, ma parecchio underground. Si sono fatte le 10. Possiamo entrare, salvare e roncare. E siamo a posto. Andiamo adesso a vedere l'altra isoletta. Il mare è veramente una cosa. Che onde ci sono oggi? Madonna! Oh signor! Una parte del motore l'abbiamo trovata. Praticamente stiamo facendo il giro per vedere un po' il giro, quello che ci dà il mondo. Ricordiamo che in Raft la discarica viene a noi, invece in Stranded Deep noi andiamo alla discarica. Queste sono, mi sa che sono veramente le vere facce dell'isola di Pasqua. Fa tipo meridiana, vuol vedere che adesso troviamo delle scritte strane sulle rocce. Ok, questa isola cosa ci può dare? Tanti sassi, un'esagerazione di sassi, un'enormità di sassi, da sassi sassi. Qui praticamente possiamo venire con la nostra amata a prendere il sole. Fame non ne abbiamo, possiamo andare a vedere quell'isoletta qua. A me piacerebbe magari che questi giochi qua, visto che sono giochi di survival, che ogni tanto l'acqua fosse veramente, ma veramente agitata. Sembra quasi che tu le chiami le cose, tu dici un po' di brutto tempo e arriva subito. Non si fa certo aspettare. Le onde sono altine, non tanto, abbastanza. Sì, le onde ci sono tutte. Cerchiamo di arrivare alla svelta, perché mi è successo veramente che mi si è rovesciato il canotto. Mi è venuto su una rabbia, mi sono dovuto fare tutto il giro sotto il canotto, che era proprio rovesciato, portarlo fino a riva e poi in qualche modo saltare con la testa così per farlo tornare in posizione normale. E anche la possibilità prima o poi di fare una canna da pesca, delle reti, sarebbe anche abbastanza gradita, no? Qua cosa ci dà? Vediamo subito. Portiamo la riva. Un pezzo di motore, cosa ti costa? Apriti sesamo. Fuel tank. Macete. Abbiamo trovato macete qualcosa di oltre. Madonna, che è l'arma del pirata Barba Blu. Guardate l'ombra. Sei incattivito. Si sente molto più sicuro. Adesso il nostro amico schizzo di spruzzo. Vedete che sarà un po' più alla larga. Se no gli diamo una smanata di macete sul naso. Un altro baule. L'abbiamo trovato. Un altro baule. Tira su. Motore. Una bussola. Oh. Porcaccia ladra, così almeno funziona. Ha trovato anche la bussola. Ma cosa volete più della vita? Così adesso noi, come dei bravi naufraghi, possiamo prenderci un foglio sulla sabbia, sulla spiaggia, mettere giù due cartine in croce e far su un arghilè dall'effetto devastante. Con la nostra, che adesso abbiamo la nostra bussola, possiamo fare di tutto. Meno male, ci mancava la bussola. Quest'isola qua ci ha dato ancora quasi di più di quella che ci ha dato il motore. Bene, ci ha dato il bacete di Capitan Harlock e la bussola di Capitan Uncino. E in giro qua abbiamo finito. Perfetto. Ok, siamo arrivati a 19 giorni di naufragi. Siamo già a 19 giorni e non è... Vogliamo arrivare fino a 20 quest'oggi? Quest'oggi vi portiamo a 20 giorni di sopravvivenza. Allora andiamo a fare un altro giro. Stiamo arrivando di fronte vicino all'ultima isola della giornata. Arriviamo fino alla sabbia. Così ci mettiamo. Andiamo fino al centro dell'isola col canotto. Pian pianino ce la possiamo fare. A piccoli passi. Ok. Sembra un po' più scarsa. Questa isoletta qua è un po' più scarsa delle altre. Ci è andata un po' male questa volta. Questa volta un po' sì. Ci siamo. Tarando via il sole. E così siamo a posto anche con questo.
Prendi questo, spaccali. 1, 2, 3. Guarda che canestro. Troppo avanti. Sono un gatto. E siamo arrivati al giorno 20. Come il narratore narrò. E va bene. E questo è. Abbiamo circunnavigato, abbiamo trovato un sacco di parti interessanti. Abbiamo trovato un sacco di parti interessanti del motore, la benzina, la bussola. Abbiamo trovato la bussola, ragazzi. La bussola, abbiamo trovato la bussola. Abbiamo trovato il macete, quello di Capitan Bardock. Per ora è tutto dall'isola dei non famosi, dal vostro amico Carlo 749. Alla prossima. Si rampete.